ragazzi, io sono Angelius e ho già cambiato le carte del mazzo e ho cambiato anche un po' i preferiti, ma comunque oggi si ritorna con me questa Force 2 Zygrix Ninja. Ok, dovevamo andare a controllare Press. Io ho paura di quello che potrebbe succedermi. Tanta paura. Fermo dove sei! Sta andando a letto. Non azzardate di entrare qui dentro. Oh beh, pazienza, è il momento di andare a nonna. No, tu dormire sul divano. Perché è il divano? Questo? Questo, quale dei due divani? Ah, stavo cliccando sul divano sbagliato. Stavo cliccando sul tasto B. Vuoi dormire? Sì. Vuoi salvare? Salva. Vuoi scrivere i dati? Sì. Salvataggio non spegne la console. Ok, va bene. Dormo sul divano, io davvero. Ciao Ricky. Dannazione. Il nostro piano di usare le palle di neve giganti è fallito. Come quello di acquistarlo te. Chi va là? Tu! Non andare in giro a raccontare queste cose. Vuoi essere arrestato? Hyde? Quel tizio di lui ha rovinato tutto. Non mi avevi avvertito Hyde. Calmati. Non avevo previsto la sua intromissione. Sono sicuro che uno squalo senza scudo come te abbia ancora qualche copione di riserva da utilizzare. Ha! Non sono uno squalo. Sono un uomo d'affari. Ora che ci penso, in effetti potrei fare qualcosa per intrattenerti. Innanzitutto, ecco il mio piano. Interessante, un'esibizione in questo scenario innevato? Molto bene, non vedo l'ora. Ah, vuoi restare in disparte a goderti lo spettacolo? Nessun problema, devo andare a prepararmi. E ho questo tuo navigatore antico ad assistermi. Anche lui è un navigatore antico? In onda, Yeti. Scherzi? Allora, qual è la nostra prossima missione? Come sarebbe dover aiutare questo misero umano? Beh, sono disposto a tutto pur di combattere. Ah, vedo che gli piace il suo lavoro. Ho una missione importante per te, Yeti. Cambio d'onda M. Questo spiega la nuvolevole uomo delle nevi. Wow, nessuno crederà ai propri occhi. Ecco Lenny che tutti stavano cercando. Grazie all'onda M, ora anche tu hai il potere. Vai, Yeti Blizzard. Aiutaci a trasformare questo paese nel nostro nuovo impero. Raha! E io pensavo di scuotere le tasse dai sudditi. Prima rispetta la tua parte del contratto. Penso perché unisca la frase tipica di Ricky che ha. Presuppongo per quello. Il mattino seguente. Kamiushi, Geostellar, sulla neve! What? Oh, stamattina mi sento le ossa a pezzi. Forse perché devo dormire sul divano. Già. Buongiorno! E voi due avete dormito nei letti! Buongiorno. Una giornata perfetta per sciare, no? La camera da letto ha una vista fantastica. Beati voi, avete dormito su un letto con una bella vista. Sì. Scusa, comunque la vista non è poi così bella. Sì, sì, è come dice lui. Vado a svegliare la Press. La uccide. Spero che oggi sia di buon umore. Fuori di qui! Mi dovete lasciare in pace! No. L'avevo detto che lo ucciderò. È tornato di corsa. Ai. Tutto ok? Dobbiamo fare qualcosa per lei. Tranquillo. Conosco la Press da molto tempo. Questo è il suo modo per esprimere il suo affetto per gli amici. Ah, sì? Beh, io e lei non ci conosciamo da molto. Oh, giusto. A proposito di amici, ho un appuntamento con Amy. Cosa? E quando te l'ha dato? Ieri si è fatta coraggio e gliel'ha chiesto. Sì, l'ho chiesto di andare a sciare insieme. E ha detto, certo, Bud. Wow, grandioso. Ma vi ha detto anche tutti noi, vero? Purtroppo sì. Cosa, Bud? Ora devo andare. Non posso arrivare tardi all'appuntamento. Aspetta, Bud! È meglio di andare a Ghiottolandia e poi prendere due scisorie. Ci vediamo dopo in pista allora. Fantastic! E questa è la scisoria. Che è un'onda materia anch'essa, anche il filo, wow. Due scisorie, giusto? Sì, erano due. Qua giù, Geo! Arrivo! Scusate,
in ritardo. Non sono bravo a sciare e sono caduto un paio di volte. Anche noi, sciare non è poi così semplice. Però non ci resta che aspettare Amy. Spero arrivi presto. Ciao ragazzi! Questa voce è... Amy, sì, l'ho vista dalla miniatura, Bud. Non c'è bisogno che tu... sì, arriva lei. Vabbè, cos'è? Diagonale si muove. È fantastica! Beh, ci credo, Amy è una sciatrice professionista. Adesso mi piace ancora di più. Bud, cosa hai appena detto? Niente, che io non ho aperto bocca, guarda. Sei simpatico, Bud. Allora, siete pronti a scatenarvi? Certo, basta che ci insegni come fare. Non siamo molto esperti. Certo, nessun problema. Iniziamo dalle basi, così prenderete confidenza con gli sci. Scendete in pista, piegatevi in avanti. Non abbiate paura di cadere. Ok, iniziamo dalla pista per principianti. Andate prima voi, io vi seguo. Ricevuto. Aspetta, dovresti lasciarci andare da soli. Perché, Bud? È meglio di allenarsi con il campionato, no? E finora non ho mai potuto farlo per via delle palle di neve. Credo che dovrebbe subito ricominciare ad allenarsi. Non preoccuparti, Bud, non fa niente. Lo sai quanto mi piacerebbe sciare insieme a te, Amy. Ma sapere che ti stai allenando mi renderebbe ancora più contento. Sì, vogliamo tutti che tu vinca il campionato del mondo, Amy. D'accordo. Andrò ad allenarmi, impegnerò ancora più del solito. Sarò la pista dei professionisti se vi serve qualcosa. Grazie, Bud. Figurati, buona fortuna. Grazie. Ah, è andato. Bud, so quanto ci tenevi a sciare con lei, ma il tuo gesto è stato davvero carino. Sì, sei stato grande, Bud. Lo spero. Beh, se lo devo io. Bene, cominciamo subito a sciare. Forza, Joe. Dai, Zack. Vediamo che arrivo dal primo a Ghiottolandia. Se mi avevo già dimenticato, Amy. E non vale, è partito prima. Aspettaci, Bud. Andiamo, Joe. Cioè, è partito anche lui prima. Ah, non riuscite mai a battermi. Io parto mezz'ora dopo. A Ghiottolandia, quindi di qua. Ok, dove sono, Bud e Zack? Ho vinto! Come hai fatto? Sei partito 8 anni dopo. No, com'è possibile? È stato grandioso. Torniamo in cima e facciamo un'altra gara. Oh, la neve. Guardate, lassù sta iniziando a nevicare. È una bufera di neve. Ah, non vedo niente. Questo vento ci spazzerà via. Fiu, è finita, credo. Ma lassù sta ancora nevicando. A tutti i clienti della pista, sulla pista da sci, il sistema di controllo meteorologico M ha subito un guasto. Di conseguenza una bufera di neve si è abbattuta sulle piste. Stiamo ancora verificando la causa del guasto. Per ora chiediamo ai nostri gentili ospiti di mettersi al riparo. State alla larga delle piste, incluso quella dei professionisti. Il servizio di skift verrà interrotto. Non cercate di utilizzare lo skift, grazie. La sua c'è una bufera di neve. Forse dovremmo fare qualcosa. Amy! Oh, aspetta! È partito lui. Troppo tardi, ha preso lo skift. Seguiamolo, aspetta! Il servizio di skift è stato interrotto. Ma che sfiga! Verrà ristabilito appena possibile. Cosa facciamo, Gino? Ora non possiamo più seguirlo! Io sì, guarda! Allora avrai bisogno del mio aiuto. Andiamo? Sì. Ok, presuppongo che io debba salire di qua. Eh sì, dovevo salire di qua. Ok, raccogliamo questo. Ok, cosa posso fare? Deve stare il ferro di ingrubati, miei amici. Devo aiutarli. Cosa cavolo è? Un cristallo M? Sento che contiene moltissimi corpi M, ragazzo. Ci lasceranno passare? Questa energia è molto strana, ma dobbiamo entrare. Sei pronto? Pronto. Il mio polso. Ho gli sci, sono Mega Man. Questa è la figata più forte, più bella. Non riesco neanche a esprimerlo. Dove siamo? Che panorama. Aiuto. Cos'è stato? Aiuto. SOS, SOS. Aiuto? Da dove viene questa voce? Sotto la neve. SOS, SOS. Siamo sepolti sotto la neve. Tenete duro, vi aiuterò io. Oh, grazie. Sono quasi libero. Dacci una scrollata. Una scrollata? Sono nella neve. Perché non ci passi sopra con gli sci? Passarci sopra? È l'idea migliore, ragazzo. Dai, fallo e basta. Se devo proprio, arrivo. Attento agli alberi, tagli snow roll. Se sbatti contro un albero ti farai male. E sbattendo contro la neve ci riseppellirai. Ok, starò attento. Andiamo. Via.
E i comandi? Ragazzi? Ok, questi sono i comandi. Ah, ok, è così che funziona. Ovviamente il primo, come al solito, è quello più semplice. Sto superando i 30, ve lo dico. Ok. Fine! Grazie! Bene, e siamo tutti gli Hertz. Ora possiamo proseguire. Sì! E qua c'è un cristallo. Anche qui! Tiriamo fuori gli Hertz. Sì, vado subito. Anzi, fatemi impugnare con due dita la pulsantiera. 3, 2, 1, via! Ok, molto meglio. No, cacchio, io li ho seppelliti. No, ma porca miseria. Porca miseria. Ok, 50. Perfetto. Fine, grazie. Bene, e sono tutti gli Hertz. Ora possiamo proseguire. Sì. Hai una chiamata sul tuo navigatore? Rispondi, ragazzo. Ok. Ehi, è Bud. Ehi, Bud. Dove sei? Stai bene? Mega Man, anzi Geo, ho trovato Amy. Benissimo, riesci a riportarla indietro? Non credo, Amy è svenuta ed era sepolta sotto la neve. L'ho tirato fuori, ma non si è ancora ripresa. La bufera si sta intensificando, quindi non possiamo muoverci. Se continua così, dove ti trovi? Verrò a prenderti. Sono in cima alla pista dei professionisti, accanto all'edificio. Credo che sia il sistema di controllo ammito da M. Ok, arrivo subito. Non muoverti da lì. Grazie Geo. Dobbiamo portare in salvo Amy prima che sia troppo tardi. Lo faremo. Andiamo Mega. Sono con te, ragazzo. Ok, qua c'è qualcosa? Sì, c'è qualcosa. Anche qui, tiriamo fuori quegli Hertz. Sì, vado subito. Ok, ancora 50. Andiamo, 3, 2, 1, via! Ok. Ah, cacchio. Guarda, è molto veloce stato. Fine! Grazie, bene, e siamo tutti gli Hertz. Ora possiamo proseguire. Sì. Ok, vediamo se riusciamo a fare fuori questi Hertz. Cioè, riusciamo a liberare questi. Perché me li fanno fuori? Andiamo! 3, 2, 1, via! Ok. Sarà una cosa lunga e dolorosa. Au, au! Quasi di infame! Guardali! Ma porca mia! Sono 70, sono 70, sì! Ok, fine! Bene, ok, possiamo seguire. Ok, siamo davanti al boss. Bud, Amy! E non ho ricaricato la mia vita. Ah, tu non vai da nessuna parte. Potevo dirlo meglio quella frase. Sì, sì, potevo dirlo meglio. Sono di te, ragazzo! Lui proprio arriva così. L'abominevole uomo delle nevi! Non pensavo arrivassi fin qui. Guardami in piastro in blu. Sono l'abominevole uomo delle nevi. Sono Yeti Blizzard. E Yeti Blizzard vorrebbe dire Yeti tempesta di neve? Te, te. Lo sapevo. La lunghezza d'onda è quella di Ricky. Quindi c'è lui dietro tutti quegli incidenti all'hotel. Esatto, è stato Ricky. Sì, sono stato io.
e non puoi fermare questa bufera. Con il sistema di controllo meteo M fuori uso, nessuno verrà più all'hotel. E chissà cosa penserà la gente scoprendo che la famosa Amy Gland si è ferita proprio qui. Quel Gland non avrà altra scelta, dovrà vendere l'hotel a me. E io lo comprerò per 4 spiccioli. Wow. Te lo impedirò. È una bella faccia tosta. Non so chi sei, ma se fai quello che dico potrai lavorare per me. Diventerai ricchissimo. Puoi tenerti i tuoi sporchi soldi. Sono qui per aiutare i miei amici. Non conosci il valore del denaro. Detesto i ragazzini. Ora avrai anche tu un piccolo incidente. Passi, vabbè. Arriva, ragazzo. Sono pronto. Attacca d'onde. In azione. Ok. Yeti Blizzard. E come al solito inizio con un po' delle carte orribili. Ops. Ok, mi ricordo cosa fa. Sì, me lo ricordo. Ok, questo attacco ha la sua forma base veramente semplice da evitare, ma più andremo su più capiremo quanto è forte quella tempesta di neve. Purtroppo non è elementale. Cioè, è elementale. Perfettamente centrale. Taurus Fey fa 100. Ok. No! Ho lanciato una nel fuoco, Volevo solo dire quello. Ops. Quello avrebbe potuto farmi vincere. Nemico eliminato! Che voce mi è venuta su. Ok. Sì! Ben ti sta! Ragazzo, sconfiggendolo hai fatto cessare la bufera. Sì, ora devo aiutare i miei amici. Questa battaglia non è ancora finita. Non vorrei farlo, ma chiederò l'aiuto di Hyde. Non ci posso fare, ho 33 punti vita! Hai detto Hyde? Hyde è coinvolto anche in questa faccenda? Un'altra battaglia? Non sono in condizione di affrontarla! Allora ho vinto io! Hyde, aiutami! Temo di no. Hyde, dove sei? È qui vicino, ragazzo, stai allerta. Hyde, insieme possiamo sconfiggerlo! È la nostra occasione! No. In che senso no? Sei un pessimo attore. La bufera è finita, e presto. Questo posto brulicherà di soccorritori. Restando qui con te rischierei di essere catturato. Traditore! Traditore? Non siamo mai stati alleati. Era solo un rapporto d'affari. Ah, no! Avrò tante altre occasioni per occuparmi di quello scocciatore. Ora devo andare. Sappi che ho molto altro terrore da seminare, ragazzino. Se n'è andato. Fio. La prossima volta... Una chiamata. Forse... non so da chi possa essere. Zack! Grandioso, riesco a comunicare. Zack, dove sei? Cosa è successo a Budemi? Sono con me. Siamo in cima alla pista. I soccorsi arriveranno presto. Potete stare tranquilli. Bene. Ora è tutto a posto. Puoi tornare normale. D'accordo. Se torno normale, però torno normale a Gatolandia. Rick Docton, sei in arresto, con l'accusa di aver provocato la bufera. Ah, cosa non sei più Yeti Blizzard, Rick, Non so come ringraziarti per aver salvato Evie. Sono in debito con te. Wow, è la prima volta che una mamma mi dice una cosa del genere.
ma dovrebbe ringraziare Bud, signor Galante. Vederlo correre come un pazzo verso lo skilift prima che chiudesse è stato incredibile. Oh, sul serio? Grazie infinite, Bud. Non devi ringraziarmi, è stato... Mentre ero svenuto mi è sembrato di sentire la tua voce, quindi ho fatto di tutto per riprendere i sensi. È solo il tuo merito tuo se ho resistito così a lungo, Bud. Sento un cuore che batte all'impazzata. Taci, Zack! Allora, vedo che avete aiutato Bud con i suoi problemi di cuore. È andato con piacere che tutto sia concluso per il meglio. Sì, certo, vuoi dirlo forte. Meglio non dire altro, potrebbe arrabbiarsi di nuovo. Hai parlato? No, non ho detto niente. Questo è il gioco del no, non ho aperto bocca. Geo? Sì? Ti devo ringraziare molto, amico. Quando sei venuto a salvarmi, pensavo di non farcela. Figurati, Bud. Vedendo quanto eri determinato a salvare Amy, ho dovuto farlo. Ecco perché è tutto merito tuo. Tu non ti dai delle arie neanche se sai fare delle cose straordinarie. Sei sempre pronto ad aiutarci. Geo, tu sei un grande amico. Voglio formare una brother band insieme a te. Vuoi diventare mio brother? Certamente! Ok. E adesso abbiamo anche Bud. Geo e Bud hanno formato una brother band. La forza del gamma di Geo è aumentata di 50. La prossima volta toccherà a me salvarti. Affare fatto. La vostra amicizia è davvero ammirevole. Niente più importante di aiutare un amico in difficoltà. Se Ricky avesse avuto dei veri amici, avrebbe capito che i soldi non risolvono i problemi della vita. Signor Gland, ti invidio molto, sai Geo? Anche io volevo formare una brother band con Bud. Cosa davvero? Se io e te fossimo brother, significa che conoscerei il tuo segreto. Allora è questo che vuoi, eh? Cosa? È vero, Bud? No, non è vero. Beh, certo, mi piacerebbe, ma io, ecco, non... Ah, sono rovinato! voi mai siete così pacifici? Ma non è certo una brutta cosa. Ah, lasciamo perdere. Ancora non sappiamo quale sarà il prossimo obiettivo di Hyde. Tieni sempre gli occhi aperti, ragazzo. Sì, lo so. Ok. Nel frattempo, faccio rapporto. Quello strano ragazzo in blu ha interferito di nuovo nei nostri piani. Si chiama Mega Man. Ma ancora non conosco la sua identità. Forse un altro misero umano. Ha osato ostacolare il nostro magnifico piano? Sì, grande Vega, pare sia così. Non vorrei mancarvi di rispetto, ma c'è una cosa che dovrei dirvi. Una cosa interessante. Quel ragazzo è in grado di effettuare il cambio d'onda. Ed è anche in possesso di un navigatore antico? Pare di no, mia signora. Il suo sembra essere un cambio d'onda radicalmente diverso. Quindi non costituisce alcun problema per noi. Su questo pianeta non esiste un potere superiore a quello della civiltà antica. Se dovesse interferire di nuovo nei nostri piani, eliminalo. Sì, mia signora. Ogni vostro volere sarà esaudito. Grande Vega è tornato. Non mi ricordo, ha già detto come si chiama Mister Simpatia lì a destra? Salve lei che ci siamo incontrati prima. O nello scorso episodio o prima, non ricordo. Eccoti qui, solo. So dove si trova il Manfu. Hai fatto in fretta? Era un compito semplice. Trovare il Manfu a... Lì sarà sicuramente ben protetto. Ma una cosa che potrei aiutarti. Daglielo subito, Hollow. Lo chiamano Hollow. No, Hollow è meglio, dai, Hollow. Questo è per te. Cos'è? Un Kamikakushi? Un trasferitore di materia. Usalo sull'oggetto che intendi rubare. Non mi serve. Gliel'ho già detto. Non voglio unirmi a voi. Il mio sangue non lo consentirebbe mai. Io lavoro da solo. Perché è solo, capisci? Si chiama solo, lavora da solo. Grazie Capcom per la battuta. Ti sbagli, solo. Il Kamikakushi è una reliquia della civiltà perduta. Tu hai un legame con quell'antica civiltà, vero? Cosa ti dice il tuo sangue al riguardo? Che può andargli bene, forse. Ecco la notizia bomba! Posso finire l'episodio, vi prego! L'eroe misterioso comparso l'altro giorno alla Sondas è stato visto anche al Monte Cristi. Ora ci collegheremo in diretta dal posto. La parola a te, Phil. Grazie, Gina. Siamo qui al Monte Cristi, dove il fantomatico eroe in blu ha creato un grosso scompiglio. La sua identità, però, è ancora avvolta nel mistero. Ah, sono un eroe in blu che stiano parlando... Certo, stanno parlando di noi! E adesso cosa faccio? Io un eroe? Ah, cosa c'è di male? Sei tutto rosso, ragazzo. Questo
questa è una rete nazionale, è così imbarazzante. Viene trasmessa in tutto il paese. Dovresti esserne fiero. Se la gente ti considera un eroe, nessuno ti dirà niente se fai qualche danno. Qualche danno? Non è molto eroico, Mega. Beh, l'importante è che la gente ci apprezzi. Ho un'idea. Andiamo a vedere cosa ne pensano gli abitanti della città. Meglio di nuovo. E io ormai ho deciso. Andiamo e basta. Ma chiederemo alla gente cosa ne pensa di Mega Man nel prossimo episodio. Io ho ricevuto una mail. Quindi se il video ti è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Quindi, bella ragazzi.